passaggi importanti. Non mi nascondo che sono particolarmente commosso per quanto riguarda questo momento, perché era un momento che tutti quanti speravamo di vivere, ma per mille motivi non sto qua a descrivere, tranne qualcuno che è doveroso dirlo, sembrava un momento irrealizzabile. D'altronde, se in Sicilia ci sono circa 38 comuni ancora non serviti dalla metano, e di questi ne abbiamo concentrati una ventina nella riviera ionica, ovviamente evidenzia che in particolare che questo consueto di terra non è stato in questi anni nelle condizioni di trovare quella strategia che invece è stata trovata in altri territori per portare il quarto elemento di civiltà, di civilizzazione, come si dice tecnicamente, di una comunità raggiunta all'acqua, alla luce, alla fogna e quindi ora in età. Per noi è un momento importante perché il percorso è iniziato nel 2009, come a tutti noto. Abbiamo allora avuto fiducia, io allora da comune di Fiorenissimo, sindaco di Fiorenissimo, ho avuto allora carta bianca, lo devo ammettere, da parte dei colleghi sindaci. Alcuni di loro sono presenti anche oggi, ma riferisco ovviamente al momento del 2009, dove io allora ho posto una condizione ben precisa, che come capita spesso in queste vicende, a primo acchito non vengono comprese. Mi sono permesso allora di chiedere carta bianca sotto il profilo politico-amministrativo, facendo una convenzione che nel momento in cui partiva diventava irreversibile per tutti e diventava indiscutibile per tutti. Perché l'abbiamo fatto? E allora ovviamente abbiamo potuto sì forzare la mano, perché l'esperienza che abbiamo vissuto negli anni 80 e 90 nella riviera ionica per quanto riguarda questa opera ovviamente era un'esperienza che evidenziava un semplice fatto, che a prescindere da tutto quello che era l'interesse particolare di ogni comune rispetto agli altri aveva causato la non realizzazione della rete metanifera del nostro territorio. Lasciamo stare, non chiamiamo con il nome di questi interessi che non ha importanza oggi, però è stato il motivo che allora mi ha portato a concepire una convenzione, come si dice tecnicamente, blindata, nel senso che o si partiva e di conseguenza non si tornava più indietro oppure non se ne faceva cosa. Devo dire che allora tutti i sindaci hanno approvato, non solo i sindaci, ma i 15 consigli comunali hanno approvato quel tipo di convenzione, dando per scontato un fatto, o che dopo tutti i tentativi che sono stati messi in atto, sono stati numerosi tentativi tra gli anni 80 e 90 di realizzare la rete metanifera, sono tutti falliti, per cui allora si dava mandato anche alla buonanima parola di Luca di bruciarsi le mani sul metano. E per alcuni aspetti non mi nascondo che questo in parte non si sia verificato. Però oggi guardiamo il risultato. Il risultato qual è per noi? Ovviamente passo la parola al sindaco di Fiorenissimo. Il risultato è che a distanza di quasi 5 anni, perché tanto è durato il percorso amministrativo, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, ma non un solo obiettivo, e questo vi siete lo noi abbiamo raggiunto due obiettivi, perché il primo lo abbiamo raggiunto 3 anni fa, quando siamo riusciti a fare una strategia mare notte, come si dice tecnicamente, perché il problema fondamentale che era già, si era già palesato per qualunque imprenditore del settore è che i comuni montani non erano dal punto di vista economico appetibile metallizzare senza più il contributo, perché allora, voglio ricordare me stesso, che noi abbiamo fatto una convenzione con un piano economico finanziario che si reggeva da solo senza finanziamenti pubblici. E la cosa più difficile per noi, e lo dico trasferendo il mio orologio al 2009, per noi significava sindaci di montagna,
La cosa più difficile è stato convincere i colleghi dei comuni costieri a essere solidali con noi.